a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme al nostro Roberto. Salve. Oggi cosa ci presenti, signor Roberto? No, decklist, bel mail aggiornato ovviamente. A settembre 1. Settembre 1. Allora, iniziamo subito. Partiamo i nostri giocattoli, dai. Vabbè, comparto Atlantici, ovviamente. Tipo Nefta. Due dragoni. Perché giochi due dragoni? Perché a uno è brutto. Vabbè. Era solo. Tre fanderia, perché in questo meta ci sono molti. In un meta che non setta molto, e poi sono fortissime, poi fanno normali in più e vabbè, e due facce, perché servono sempre, poi quando non c'hai niente picchi, pigli le fabi se parti. Vabbè. Quindi il power. Comparto Mermaid, tipo Megalo, comunque perché sono povero. Povero. Lo 3 non 2 perché anche se è serciabile mi sembra meglio vedere di primo così non serci in meno perché c'è una cosa in meno di dragoni tipo Teus Gunde e Abismender che è la Tech che gioco semplicemente per fare 38 quindi hope for the win. Yes. E io bricco come on adesso vabbè Diva chissà però, perché ma Mooning per far piangere Oppo. Così perché non basta fare meno 3. Poi c'ho comparto Kaiju 2 Gamazier un Radiant e un Gomungus e Entrap 2 Mach-C e okay. Magie piccola Tech tipo di Emersion piccola in 3 è enorme. Ti riporta nel Tabis e scombi, ti riporta infatti fai la normale in più, ci fai le singole, ci manca un mostro per prima per la singola fa troppo forte. Vabbè, doppio Twin. Due le slam per Kaiju. Due Insta perché sono mono è troppo poco, sinceramente. Vabbè, one for one, una Minucci e una Goblin insolente. Attenzione, a osservare il Goblin insolente. Tipo, guadagna 1000, io pesco. Passiamo a Alex, vabbè. Norden, ovvio. Norden è figo. Poi, Tatsunoko, obeso. Armory Arm con Megalo. Fale boccato. Asfalti no, vabbè. Corallo. Il papà di Katsunoko. Manca Brionac, ci mettiamo Coral. Beh, quando muore peschi non mi dispiace. Trishula, l'altra carta che fa piangere l'Oppo. E Leo. Perisi. Anche se il meta se ne frega altamente delle cose intergettabili. Cioè, ma si sì, va di moda. Va di moda. Poi c'è Xyz, o tedesco. Enorme. Poi rank 4, cioè. Dai 4, 7 vabbè no vai se, dai Gaios Sac Bigai io li cavo tutti quanti senza problemi non riesco a rinunciare neanche a uno poi rank 4 stavolta 37 eccolo. Perché giochi 37? È un reborn quando muore se dopo ci ha mossi troppo grossi gli diminuisco il livello poi è acqua quindi se taccio dragoni in parte e un beast. Vabbè poi ovviamente Dweller e 101 perché acqua poi con l'ultimo ma non è più. Eccolo il gattino! Cat Shark! Fallo! Obeso, cioè stacchi infanti, spacchi uno, poi puoi stallare la partita se non può spaccare con effetti. È stronzo. Ecco, esatto. Poi a volte con Dweller posso raddoppiare gli attacco diventa 2-4004. Vabbè. Ok, ringraziamo quindi Roberto e qui presenti per aver assistito al video. Quindi un ringraziamento a Roberto, quindi non lo so. Prossimi video, probabilmente i Mega Teen, non lo so ancora, dipende da questi soldi. I soldi non lo so, poi si vede, però tranquilli che arriveranno. E quindi niente, lasciate sempre un mi piace come supporto, un commento anche se volete dare consigli. Iscrivetevi al canale, fate i buoni, andate sulla fanpage Facebook e niente, arrivederci al prossimo video. Ciao!